Buon pomeriggio a tutte e a tutti, io sono Hilda Ramirez, eh, sono nata in Ecuador e all'età di 7 anni sono arrivata in Italia come tanti e tante altre bambine e bambine figli di immigrati. E il mio primo approccio con WordPress avviene all'università e nel 2018 fondo Comunichemos dopo una intensa esperienza presso uno dei principali, principali providers italiani. A luglio del 2023 partecipo al mio primo work camp eh, europeo ad Atene, e che è, stato, è stata l'apertura di, di un nuovo mondo, è stata l'occasione eh, in cui appunto sono venuta a conoscenza della, della community italiana. Voi lo sapevate che l'8% della popolazione è di origine straniera e di questo 8% 1,5 milioni <ride> Sono ragazzi e ragazze nate o cresciute in Italia da famiglie eh, straniere, giovani appunto ehm, che eh, attivamente partecipano a, nella nostra società italiana, sono appunto nati oppure cresciuti ehm, in un contesto di eh, doppia culturalità, siamo eh, ambasciatori e ambasciatrici eh, della cultura italiana nei nostri paesi di origine. E, e ambasciatori e ambasciatrici del, della cultura d'origine in Italia. E sapevate che l'attuale la, le, legge sulla cittadinanza risale al 92, pensate addirittura prima che molti di noi nascessero. Come può WordPress essere accanto agli attivisti e alle attiviste ehm, nel, nel processo di accettazione di una nuova proposta di legge affinché? Eh, questi ragazzi e queste ragazze si sentano eh, effettivamente accolti dentro una società che di per sé eh, considerano già di appartenere. Eh, pensate che solo il 3% della, della narrazione eh, riguardo appunto il mondo migrante, eh, solo il 3% ha come soggetto in prima persona e il, il ragazzo o la ragazza di origine straniera piuttosto che lo straniero, e creando una confusione non indifferente perché veniamo tutti messi nel grande calderone delle tra virgolette problematiche di immigrazione, e, non considerando però tutte le varie sfaccettature che essa ha, e, perché noi consideriamo che tutte le storie abbiano diritto di essere raccontate. Con la stessa dignità e rispetto. Vi racconto un eh, caso studio che, che ho seguito e che continuo a seguire. Parentesi, io sono diventata attivista quando avevo 13 anni e direte: Ma cosa dici, e, è stato eh, è scattato qualcosa dopo il primo viaggio in Ecuador, dopo aver vissuto in Italia i miei primi 7-8 anni consecutivi. E quando sono tornata è stato uno shock perché arrivata là venivo definita l'italiana, mentre fino a quel momento a scuola, eh, immaginate erano, era la fine degli anni 90, eravamo ancora pochi bambini, poche bambine eh, dal viso colorato, comunque esotici. Quindi io fino a quel momento... Vivevo nella mia unica realtà di figlia di immigrati. Io per me ero solo unicamente ecuadoriana. Invece, scoprire che venivo definita come l'italiana, <ride> ha scaturito una serie di confusioni identitarie. E, quando poi sono, sono rientrata qui, sono tornata di nuovo alla, alla mia etichetta di eh, figlia di immigrati. All'età di 16 anni cercando nel web ho trovato dei forum di tanti ragazzi e ragazze che si sentivano come me e erano appunto alla ricerca di eh, spazi in cui eh, avere una contronarrazione di quella che era la narrazione fino a quel momento dei figli di immigrati. E, qualche anno fa nasce il movimento dalla parte giusta della storia che ha come eh, primo obiettivo quello di ehm, far cambiare la legge attuale sulla cittadinanza, e scusate, e durante eh, le ultime elezioni eh, ho creato insieme a questo movimento una piattaforma grazie a WordPress che permetteva a chi non aveva la cittadinanza italiana di simulare il proprio voto. Quindi poteva votare eh, stupore abbiamo ricevuto oltre 80.000 voti. Però appunto, come dicevamo, siamo oltre un milione. Ma chi, dove sono? Dove siamo? La fortuna di avere WordPress dalla nostra parte è che non abbiamo vincoli di algoritmi. Quindi sì, i social ci vengono incontro eh, al fine appunto di far conoscere i movimenti, di far conoscere eh, le attività. Però eh, avere la possibilità di avere una narrazione nostra, di raccontarci in prima persona, ha fatto sì che nascessero anche altri movimenti, come ad esempio abbiamo Mariamed, che eh, nasce come Academy per eh, avere una narrazione trasversale rispetto alla religione islam e contro l'islamofobia. Michael Jones, che è eh, fotografa la bellezza dell'origine straniera, quindi eh, andando a ehm, diciamo, eh, raccontare tut, tutto quello che è ehm, diverso rispetto ai connotati tradizionali di bellezza occidentale. E, tutto questo per dirvi che <ride> c'è un caso studio di una ragazza che nel, 2020, nel 2010 aveva creato un gruppo di, di Facebook perché non trovava e shampoo e balsamo per, i suoi, per la cura dei suoi capelli ricci afro e ha avuto la brillante idea di chiedermi di creare un e-commerce con WordPress e ha fondato la prima linea italiana, Made in Italy, della cura di capelli ricci afro. Lei è di Monza, vive in Monza Brianza e immaginate se avesse aperto il negozio fisico a Monza quanti avrebbe venduto i suoi prodotti. Invece, grazie a WooCommerce, eh, adesso vende anche in tutta Europa. Grazie.